Questo è mio padre e la carissima mamma. Questi sono due fratelli di mia mamma, di cui questa fotografia risale alla guerra 15-18, che purtroppo dopo aver combattuto per l'Italia, aver fatto la guerra 15-18, sono morti nel campo di Auschwitz. Questa è Giuditta, la bellissima Giuditta, la più giovane di tutte le sorelle, morta pure lei nel campo di Auschwitz. Era un terremoto. Non era un terremoto di cattiveria, era un terremoto di... Era molto intelligente come bambina. Voleva fare maestra lei. Voleva comandare lei. E spesso la maestra gli dava l'incarico di capoclasse a sta Giuditta. E gli la lasciava volentieri perché faceva tremare tutti. Qua la bacchetta si investiva da maestra. Faceva... È stata tremenda. Eppure al campo, appena entrata, si è scoraggiata subito. Adesso dice qua non usciamo nessuno a vivere. Io ero abituata con un'amica anche durante il periodo con le leggi razziali. Io non le ho mai accettate, ho seguitato sempre a far comodo mio. Io la mattina me ne andavo a mezzogiorno a prendere caffè a Via Veneto. C'avevo parecchie conoscenze là, ma lo facevo di nascosto però, non è che poi andavo a dire a mamma, sono stata a prendere caffè a Via Veneto da strega. Finché una notte si sentirono nel silenzio totale, un silenzio, a Roma c'era un silenzio fortissimo. Quasi era si sentivano dei rumori, poi cominciava a far l'alba e si sentivano questi passi militari, allora tutti svegli. Ci siamo messi sotto le persiane per vedere che cosa stava succedendo e allora noi sotto le persiane, c'avevamo due stanze che davano a via da Reginella e sotto le persiane cominciamo a vedere che portavano, che i tedeschi salivano e scendevano con le famiglie ebree. Ma noi la casa nostra, come tutte le case un po' antiche, no? C'era una stanza dentro un'altra e c'era un'ultima stanza. Ci siamo messi là lasciando tutte le porte di casa aperte. Così così entrano, vedono una casa deserta, disabitata e stavamo in quest'ultima camera un po' sotto le persiane. Se non che mia sorella, sempre quella che è, ebbe paura, senza dire niente a nessuno, si è presa i panni sui e è scappata. È arrivata giù al portone, mentre è scesa l'ultima rampa di scale per scappare, lei scendeva e i tedeschi salivano. Lei alla vista dei tedeschi che salivano, si è messa paura, si è fatta indietro e ci ha portati dentro casa. E ci hanno preso tutti. Buoni, frastornati, soprattutto molto frastornati. Non sapevamo quello che ci succedeva, noi lo sapevamo e non l'abbiamo capito. Sono crollata, che tant'è vero che sul caro bestiame mi cominciava a sentire male, perché io avevo reagito molto bene alla cosa dei tedeschi, ebbi dei disturbi e mia madre mi disse: vabbè, ma quando arriviamo ci sarà un dottore, faccio dare una guardata. Ma già capivamo le sofferenze. Ma che vuoi che ci fanno? Mica ci vorranno ammazzare, no? Mica ci ammazzeranno. Mia madre non ci ha creduto mai e invece ci hanno proprio ammazzato. Mia nipote era più piccola, ha pianto tutto il tempo del viaggio, tutti i 6 giorni del viaggio ha pianto, 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 pianto. Al momento che si è assitata soltanto, al momento che siamo arrivati ad Auschwitz, che siamo scesi da caro bestia, ma tenevo in braccio io. Tenevo in braccio Sagratura e mia sorella, tanto il tedesco ci aveva detto da mettersi in fila 5x5. Mia sorella fa da me Sagratura, ma sta buona, Ada, sta buona, perché era una donna molto apprensiva, mia sorella, molto apprensiva, anche a Roma era così. Specialmente con i figli. Dico, ma sta buona, mamma, una tocca, si è calmata, sta buona, sta in braccio a me. No, dammela a me. No, dammela a me. E che esagerazione, faccio, che da gradura. Mentre c'è sta a fare fra me e mia sorella, passa Mengele. Aspettato che si decidesse chi doveva tenere la gradura. E mia sorella si è presa la gradura, a me mi ha detto da uscire fuori da rango. Poi ha detto da uscire fuori da rango all'altra sorella, quella più giovane. E mia madre e lei, a gradura, sono andati dall'altra parte. Ho salutati. Chissà dove ci portano. Chissà, stasera ci rincontreremo, stasera ci riporteranno qua. Niente, non ho avuto neanche il tempo e la cosa di salutare mia madre.
Come ce la mangiavamo? Non c'eravamo cucchiai né niente. Abbiamo fatto ogni 10 un cerchio. Ogni 10 un sorso per uno a giro. Questo è andato bene per i primi giorni. Poi cominciavano a venire, quella sera raffreddata, quella aveva preso la bronchite. E quella ci schifavamo, quella che aveva preso la bronchite, o quella che c'aveva il mucciolo, e ogni volevamo che se. Allora si è deciso che ci siamo venuti a razione del pane per piare il cucchiaio. Ci siamo venuti a razione del pane per comprarsi una ciotola. Il mercante già una ciotola, così ognuno si pigliava la parte sua, insomma. Tutti i 2 anni del campo di concentramento, il pensiero mio e anche degli altri, perché una parla, il pensiero più grosso era mangiare, mangiare, mangiare. Non si pensava altro. Mi prendono, mi portano dentro, mi mettono dentro una cameretta e vedo un letto, un lavandino, un bagno, una bacinella con l'acqua. E questa che mi lava, mi custodisce, mi dà la camicia da notte. Sto. Che mi sta succedendo? Ma forse saranno le ultime volontà. Un letto, una camicia da notte. Va pulito, non capivo niente. Tanto questa è una volta che mi ha sistemato il letto. Insomma, ho dormito la mattina, ho saputo quello che mi succedeva perché mi hanno portato a fare gli esperimenti da sto dottore. L'urlo e gli strilli, medicamenti molto dolorosi, una storia e un'altra. E urlavo come il cane. A me mi hanno sperimentato il coso sulla scabbia e sul tifo. 2 esperimenti ho avuto io, ma quello più tremendo è stata la scabbia. La scabbia è stata una cosa atroce, perché ero diventata tutta una piaga. Perfino dentro le orecchie c'avevo le piaghe. Che quando mi sono riconosciuta allo specchio ho urlato tanto, perché non mi ero riconosciuta. Io lottavo, lottavo, devo ritornare, mi devo salvare, perché io devo raccontare, il mondo deve sapere, dai, che io insistevo, questo mondo deve sapere, sempre, dal primo giorno che sono entrata al campo, perché quante volte ho chiamato Dio, l'ho chiamato davanti a milioni di bambini che vedevo morti per terra, vedevo trucidati, e catastrofi morti fuori da baracca la mattina quando andavamo all'appello. E allora cominciavo a dire, ma Dio, dove stai? Dove stai? Allora non è vero che quando uno muore si arriva a te. Dopo qualche giorno ci fu l'evacuazione del campo di Auschwitz e sta grande marcia della morte, sta marcia della morte sotto la neve, che Dio solo lo sa. Aprile ormai, l'aria era temperata, nuda come Dio mi aveva creato, con vestito una specie di questo. Mi ero levata, seduta fuori dalla baracca al sole e stavo spidocchiando sto vestito. Tanto arriva Silvana, pensi che la fa. Ma sta nuda, ma se guarda l'alleate, qualcosa mi frega dall'alleate, mi si stanno a mangiare i pidocchi, dico, sta a pensare che gli alleati mi vedono nuda, dico, proprio mi passano anche per la contraccasa del cervello. E basta, l'indomani arrivano America e inglesi, quelle bombole dei DDT, bombole alte così, ci mettevano un cannello qua, una pedalata, un altro cannello sotto, un'altra pedalata, dopo 2 secondi non c'avevamo un pidocchio più nessuno.